Siamo al Varese Aptidea 2023, la sedicesima edizione. Stiamo per premiare l'esposizione più bella di questa mostra. Ci ha dato una mano l'onorevole Galta insieme a Giulio Celandroni e a Francesca Castiglione della LAO. Adesso ci sveleranno qual è l'esposizione più bella, non lo so neanche io. Non sto sulle spine e questo è il premio per la più bella esposizione della mostra. Prego, concedeteci di farci sapere qual è, su quale base avete deciso, qual è che vi ha colpito di più. Abbiamo utilizzato diversi piedi, abbiamo fatto stepi con la cura dell'allestimento, per quanto mi riguarda anche le tante associazioni insomma, di sensazioni di emozioni, dall'impatto visivo a quello olfattivo, e anche allestimento che valorizza diverse varietà in diverse condizioni ambientali. Non so se c'è altro da aggiungere. Il male è tutto. Quindi qual è? Quindi non ci sono tutti, c'è l'allestimento. Oh, grazie. Allora andiamo a posizionare il premio. Infatti si vede. Perché giustamente è un allestimento aperto a un pubblico che questo settore non lo conosce e le persone si fermano maggiormente in questa parte di manifestazione. Sta in piedi qua, adesso la posizione fissa, grazie. Aspetta che facciamo... senza le significazioni non ci sono male. Vai. Posso venire anche a fare? Sì, vai. Se no copriamo. È arrivato il momento di capire qual è la pianta più bella della mostra, quella che merita una menzione particolare, quindi con l'aiuto del padre Giusto, vediamo di capire qual è la pianta più bella di questa mostra. Stiamo prevendo per capirlo, ci sono tantissime candidate, vediamo. Volete svelare? Io posso dire che ovviamente sono bellissime, siamo stati anche, però abbiamo premiato anche qualche minuto, poi spiegherò loro meglio perché la storia e l'impegno probabilmente è dura sono tanti anni. E poi c'è comunque un impatto più importante, secondo me, più particolare. Quindi qual è? Gruppo Film Farenautis di Farenautis. Benissimo. E qua dietro lo diamo allora a Giulio. Giulio, scusami. Giulio, mi sa che hai vinto il premio per la pianta più bella della mostra. Oh, una bella, magari. La puzzosa. La puzzolente. Gruppo Film Farenautis. Merita, quanti anni? 70 anni. Quanti anni? Qua facevamo 20. Ecco, quindi tanti. Tanti. Oggi è stata brava. Facciamo allora, questi sono le sue creazioni. Sono
Diciamo c'è una cosa più da riuscire, così da pubblico, poi non c'è chi volesse trovare la la che ha collegata è nata da Cathy Connection, le fa Mano, segni originali, fotografie, piante originali, nere, riproduzioni in gioiello di piante, giusto? Facciamola vedere tutta vicino, con me ovviamente. Questo? Perfetto. Ho visto la sì. Un attimo. Però sta iniziando, quindi vuol dire che un po'. Allora qui questa è una sfida e poi metto qui, okay. Non fai questa. Allora, queste sono delle orchidee che avevo io a casa ed era in uno stato complicato, diciamo così. Grazie alla competenza degli appassionati di Nutrani Arao, adesso insomma me ne prenderò cura anch'io.